Assieme a coach Matteo Bonicioli, Matteo, nel giorno in cui si è fatto il punto della situazione per quello che è stato e per quello che sarà, una certezza, ritroveremo una fortitudo sicuramente diversa a livello fisico e a livello tecnico l'anno prossimo. Sì, noi andiamo a chiudere un periodo fatto di 2 anni e mezzo di lavoro assieme, fatto di 80 vittorie e 36 sconfitte in 2 anni e mezzo, che ci hanno portato a giocare una finale del DNB vinta, una finale per andare in A1 persa, una finale Supercoppa vinta e una semifinale per andare in A1 persa. Come altre società di alto livello di questo campionato, vedi ad esempio Treviso, abbiamo fatto una valutazione se non fosse giunto il momento, come avevamo annunciato anche ai nostri giocatori all'inizio della stagione, di tirare una riga e di valutare con chi continuare e con chi invece separarsi, augurando le migliori fortune per una carriera possibilmente più importante di quella fatta fino a questo momento. Abbiamo condiviso assieme alla società un percorso di stravolgimento forse tecnico di quello che è stato fino a questo momento la squadra, cioè una squadra che molto spesso ha segnato quasi il 70% dei suoi punti con i lunghi. Ci siamo separati con molto dolore da Justin Knox, che ha offerte molto importanti soprattutto in Germania e che quindi non potevamo confermare avendo deciso di tenere anche Alex Legion. Abbiamo rinforzato di molto sia in termini di qualità che di esperienza il reparto degli esterni, ingaggiando una coppia di americani che tra l'altro abbiamo scoperto durante le trattative sono stati per 2 anni compagni di stanza all'Università di Illinois. Abbiamo ingaggiato Alessandro Amici, che forse è la scommessa più intrigante di questo campionato, su un giocatore straordinario che ha avuto nella sua alternanza di umore, diciamo così, un freno ad una carriera ancora più importante, ma che è interessato fortemente a condividere un percorso di crescita ancora più importante. Abbiamo fatto rientrare 2 fortitudini doc come Robert Fulz e Chillo, e Matteo Chillo, quindi io credo che abbiamo ingaggiato 2 lunghi solidi sotto canestro, diciamo come vabbè, il confermato Gandini e come Pini, avendo verificato che le coppie di lunghi che hanno vinto la Serie A2 in questi 3 anni sono state formate da giocatori analoghi in termini di fisicità e di atletismo, Bruttini Michelori, Bruttini Cittadini, Bruttini Fantoni, quindi crediamo di aver fatto un lavoro interessante, abbiamo potenziato ulteriormente la presenza sul settore giovanile, avremo un ragazzo di Bologna, Marco Montanari, che sarà il nostro terzo playmaker, un ragazzo del 98 molto interessante al quale speriamo di poter aprire una carriera altrettanto importante di quella che ha avuto Leonardo Candi, e quindi insomma secondo me complessivamente ci apprestiamo ad un anno dove diciamo che vogliamo entrare nei playoff, come ha fatto il mio collega Dalmasson di Trieste con Fernandez e Cavaliero, guardi titolari, e come ho detto prima ai tuoi colleghi, io poi nella mia intimità sono libero di pensare quello che mi pare. Ultimissima cosa, una squadra quindi, Matteo, con potenzialmente più punti nelle mani rispetto a quella di quest'anno. Sì, nella scelta iniziale, cioè nella condivisione iniziale con il presidente Muratori, con Cristian Pavani, abbiamo deciso assieme che 12 minuti in una gara 5 senza segnare un canestro non li volevamo, era un'esperienza che non volevamo fare una volta ma mai più, e quindi abbiamo scelto di ingaggiare dei giocatori dalla forte personalità offensiva, tra l'altro portando Alex Legion a giocare prevalentemente da guardia, che significa non coinvolgerlo nella difesa di ali piccole più grosse fisicamente di lui, ed è per questo anche che all'interno dei 5 lunghi che abbiamo nel roster Nazareno Italiano andrà a percorrere il suo ultimo anno di contratto con la Fortitudo nel ruolo di cambio della piccola inizialmente, proprio perché vogliamo anzitutto continuare a costruire percorsi di crescita dei nostri giocatori come abbiamo fatto negli anni passati, che li migliorino rispetto alla posizione di partenza. Vogliamo che Nazareno finisca il suo percorso in Fortitudo, che poi potrà anche prolungarsi, ma con un raggio di azione più ampio di quello con cui è arrivato, ed è per questo che dal 4 di luglio ricominciamo a lavorare. E vogliamo anche che Stefano Mancinelli, che come inevitabile per un grande veterano come lui, vede nei playoff il suo, diciamo, campo di azione più importante, abbia in Chilo e Nazareno 2 giocatori che nella posizione 4 possono supportarlo la settimana in cui la sua condizione di forma non sarà ideale.